un messaggio ai comunicatori per incoraggiarli a spezzare il circolo vizioso dell'angoscia, che si fissa sulle cattive notizie scegliendo invece la logica della buona notizia, che guarda la realtà con consapevole fiducia. È il documento scritto da Papa Francesco per la 51esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo e presentato in sala stampa vaticana da Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Dialogando con Delia Gallagher, corrispondente della CNN, Monsignor Viganò sottolinea come il Papa non chieda ai mass media di ignorare il dramma della sofferenza né di scadere in un ottimismo ingenuo, raccontando il mondo di Heidi, ma cercando di mettere in luce le possibili soluzioni. Si tratta, scrive Francesco, di ispirare un approccio propositivo e responsabile nelle persone a cui si comunica la notizia, evitando di spettacolarizzare il dramma del dolore e il mistero del male, che rischiano di far scivolare nella disperazione. Spezzare la spirale di una comunicazione negativa che porta anche all'anestetizzazione della coscienza significa in qualche modo raccontare, certo, la storia che è fatta di grigio o di nero a volte, ma che trattiene sempre degli spiragli che aprono su un orizzonte di speranza, di vicinanza, di prossimità. Questo è quello che siamo chiamati a fare. Far sì che non ci sia mai il male come protagonista vincente. Questo non significa cedere alla ingenuità irenica di un racconto inesistente della realtà, però, per esempio, raccontare il mondo di bene che fa fiorire una situazione così tragica. Penso alla generosità delle persone, alla prossimità, alla vicinanza, alla solidarietà, al fatto che gente, uomini e donne, si rimbocchino le mani e concretamente, personalmente, si mostrino vicini a questa situazione. È come dire, guarda, situazione è difficile, però con te faccio qualche tratto di strada insieme. La realtà non ha un significato univoco, scrive ancora il Papa ai comunicatori, perché tutto dipende dagli occhiali con cui scegliamo di guardarla, che per i cristiani non possono che essere quelli della buona notizia per eccellenza, il Vangelo di Gesù, che non è buona perché priva di sofferenza, ma perché la sofferenza di Cristo è parte integrante del suo amore per il Padre e l'umanità. In questa luce, spiega Francesco nel suo messaggio, ogni nuovo dramma che accade nella storia del mondo diventa anche scenario di una possibile buona notizia, grazie all'amore che suscita cuori capaci di commuoversi e mani pronte a costruire. Per smentire la logica che una buona notizia non fa presa e dunque non è una notizia. Credo che dobbiamo invece imparare come professionisti a raccontare bene le buone notizie. C'è un mondo che è fatto di bene e di male, dobbiamo imparare a raccontare le vicende sapendo che il punto di approdo è quello positivo, è il bene che vince sul male.